Ma fottati in, lascia stare, perché lo curri, io vedo lì. Benvenuti a tutti, vai. Abbiamo il gatto allora. Allora, facciamo, tu fai la voce e io muovo le porte, vai. Vaffanculo a tutti. 3, 2, 1. Sono capace, mi dispiace. Benvenuti a tutti alla compagnia dello svapo in questo... Ti sei cagato addosso perché un sono pochino. Iniziato? Un pochino, no, perché sono una cosa strana, cose che volavano. Ecco, ho iniziato... Dalla compagnia dello svapo in... Ma perché scatti oggi? Non lo so, io ho paura. In questo nuovo video dove parleremo di un tubozzo elettronico... No, di un tubo... Boh! Elettronico della UD, che ha un nome un po' particolare. Io quando l'ho visto ho pensato subito a Maya. Perché? Apro 22 kit. Perché io apro 22? Non il lo so. Tubo è l'apro 22 kit by UD. Il tu... Non fare gesti strani che la gente poi si offende. Unification Perché design no? Il tubo è stato gentilmente offerto dai fratelli Sparacino. Molti delle persone dicono Che cazzo sono i fratelli Sparacino? Rispettivamente Ribilio e Svapo Service. Che minchia vuoi? Ci hanno regalato questo tubo da recensire e noi l'abbiamo provato per un po' di tempo. E ci hanno regalato le magliette. Abbiamo anche le magliette. Si vestono male. Abbiamo le magliette Ribilio oggi, visto che dobbiamo Ribilio. Fare. Io ce l'ho sulla tetta. Dun, 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 dun. Ma infatti, perché lei ce l'ha sulla tetta? Io non ho i pantaloni di Bilio con la scritta qui. Sono molto... Lei ha dire. Il pulsante. Sì. Posso? Prego, secondo. Ah, vai, calma, calma. Okay. Posso? Preciso. Che è di chiuso? Cazzo vuoi? Allora, parliamo di questo tubetto elettronico della UD da 22 mm. Allora, innanzitutto, come si va a ricaricare questo tubo? Come molti atomi... gioco col fidget spinner incorporato al tubo. Va bene. Come molti atomizzatori delle ultime generazioni ha la capocchia slide, quindi basta premere dove è scritto open con una bella freccetta e si apre. Cazzo vuol dire capocchia? La capocchia. La capocchia. La testolina, la coppola, la cappella, lo stoppaglio. Sta vabbè. Il prepuzio. Il prepuzio. Prepuzio. Perché il prepuzio? Prepuzio? Perché quella R in più? Perché è purzio. Ma perché è purzio? Perché mi piace la purzio. Ti brucia. Mi è venuta la R moscia tipo Sparacino. Capita. La R moscia. Un altro, comunque. Che poi i fratelli Sparacino sono i fratelli con gli occhi più inquietanti del mondo, ma in realtà sono brave persone. Sono così. Solo che se tu li guardi, ti guardano. In realtà no, è soltanto... Non è vero, sono cattivi, ci hanno costretto a fare... Noi non volevamo farlo! Abbiamo... Non sapete dove me l'hanno messo, per farmi convinto! Non lo voglio sapere! Allora ragazzi, questo tubo, la cosa bellina di questo tubo è che si schiaccia il tastozzo sotto esattamente come succede nei tubi meccanici, cioè i fratellozzi quelli seri. Andiamo a vedere come sa. Abbiamo messo all'interno un liquido che a me non fa impazzire, piace a lei. Piaciucchia. Piace a lei. Fa cagare, io l'ho provato con diversi liquidi e quello con il quale l'ho apprezzato di più tutti è stato l'orni mango. Ma perché proprio il gusto del mango veniva esaltato in maniera particolare, si sentiva molto molto bene. Sì. Ora lo stiamo provando col White Sears della Kilo. Il che cazzo è? Il marshmallow e sborra di cammello. Marshmallow crisp. Sì, infatti c'è butirospermum, che è lo stesso che c'è. Sì, che c'è nel burro di cacao. Sì, labbra. Andiamo a provare questo tubozzo che si chiama Apro 22 Kit. Bello. Take me a tube. Apro. Oh, però è figo il tastetto dietro. No, no, ci sta, ci sta. È piccolo, però. Bello. Brava.
pezzi. Quantità di vapore? Decisamente ottima. Aromaticamente, prima lo facciamo provare a maiozza. Sì, grazie. Maia, no. Maia la. Maia, punto, maia. Maia la. No. Okay. Il milanese non è la maia? La maia. Dici due volte la maia, la maia. Anche il fiorentino. Anche sta minchia, ti sbrighi! Zitto. Madonna, ma fa una quantità di vapore bellissima. Ah, un altro goccino, un altro goccino. Ma c'è, ci vanno 2 ml, due sucate, non ce n'è più. Allora, ragazzi, io trovo che questo tubetto può avere un suo perché. Perché dico può avere un suo perché? Perché trovo carino il lato estetico. Cioè, l'hanno fatto molto simile a un tubo meccanico, con questo tastino qua sotto. Quello è carino. Anche ma... abbastanza stiloso, con questi pseudo spiati dell'aria qui. La porta USB per la ricarica. Il problema, anche l'aroma non è male. L'aroma è abbastanza fedele. La quantità di vapore, come avete visto, è ok. La ricarica rapida, come in tutti gli ultimi Atom. Ma ha dei problemi, a mio avviso. E forse non solo a mio avviso. L'Atom non può essere sostituito da qualsiasi altro Atom, perché l'attacco è proprietario. E questo è un grosso svantaggio di questo kit, a differenza per esempio del un Adjust S, un Adjust 2, che tu togli l'Atom e puoi mettere qualsiasi altra cosa, ma ti rimane il tubo. Quindi poteva essere un motivo in più per acquistare questo kit, che comunque invece è una batteria da 2005, per cui non è neanche malvagio. Esatto, gli potevi mettere un Bun 22, uno Tsunami, qualsiasi altra cosa da 22 mm e avrebbe funzionato egregiamente. Altra cosa, stesso contento. Sì, altra cosa che non mi ha fatto impazzire è il drip tip, troppo piccolo per la quantità di vapore che eroga questo cosuccio. Perché il vapore che fa è veramente tanto, sì, sì, ma viene troppo strozzato dal drip tip, e quindi anche le note aromatiche non riescono ad aprirsi come si deve. Quindi lo consigliamo sì, ma non a tutti. Ragazzi, a breve, una cosa importante: riprenderanno le svapo ricette. Siamo, sì, sono già in cantiere un po' di cosuccia che stiamo facendo maturare per qualche settimana, per capire un po' l'andazzo del sapore, ma siamo lì e riprenderanno a brevissimo. Qualcosa di invernale. Noi di nuovo. Tu stai zitta. Cristo santo, tu non devi parlare! Già mi era abbassata. Chi è? Ma che cazzo è quella cosa? Che cosa? Ma no, dai! Mi hai fatto prendere un colpo. Io non ci posso combattere. Sei un cretino. Sono stupidi all'inverno. Mi sta lanciando DVD. Anzi, è buono. Io ti avrei lanciato l'armadio, per esempio. Allora, ragazzacci, ringraziamo ancora una volta i fratellozzi Sparacino, che sono tanto bellini, che ci hanno regalato il tubino. In realtà ci hanno regalato anche altre cose. E nei prossimi video vi facciamo vedere. Ci ha preparato, i fratelli Sparacino ci hanno preparato un sacchettino della Befana in anticipo, pieno di robe. Nemmeno Natale, direttamente la Befana. Allora, ragazzi, anche per questa sera il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollicione verso l'alto, mentre invece se non vi è piaciuto andate a fanculo, come sempre. Mi raccomando, la condivisione, perché come diciamo sempre, la condivisione ci permette di crescere e farci regalare tanti tubi da 22 mm che sembrano meccanici, invece non lo sono. Sono piccoli ma sembrano grandi, essendo grandi sono piccoli e fanno vapore, sì, però sono belli. Ok, basta. Dai, fratelli Sparacino, che hanno seviziato. Ah, dobbiamo fare, vorrei fare un'altra cosa importante. Questo è un messaggio pubblicitario. Stiamo cercando di creare una linea di giocattoli, i bambolotti Sparacino. Stiamo cercando di creare il bambolotto Sparacino 5 frasi. 5 frasi. No, Sparacino. No, esistenza da un nome e due. No, il bambolotto Sparacino 5 frasi è messo così. Esatto, è alla cordicella. Alla cordicella, tu tiri e ha 5 frasi. La quinta frase è una frase segreta che non vi posso dire, no. Anche perché dovrete trovare il pulsantino nascosto. Quindi poi vi metterete lì a cercare questo pulsantino. Ci ha un giro culo, vero? Questo pulsantino.
un saltino nascosto per capire qual è la quinta parola, la quinta frase nascosta. Quindi poi, vabbè, gli sparacini, 5 frasi, li metteremo in commercio più avanti. Ci saranno. Già il marchio è registrato, quindi Mattel, Hasbro e cose del genere, andate a cagare, roba nostra. Condividete sui vostri social, seguite noi sui nostri social. Mettete anche un pollicione verso l'alto sulla pagina Facebook. Presto le novità che vi abbiamo detto, presto le nuove sbocco ricette, presto Maya se ne va. Ma perché? Anche per questa serie il video finisce qui e dalla compagnia dello svapo un abbraccio e un saluto alla prossima. Ciao cari, questa volta. Dai, ma io non riesco mai a succhiare un cazzo. Ho detto, oddio, detto così. No, 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 detto così no. No. Taglia. Tieni. Taglia.